Oggi abbiamo partecipato ad un'assemblea nazionale del Forum del Terzo Settore davvero importante, un appuntamento denso di significati con una presenza istituzionale che ha dato il senso, la cifra di un impegno importante per tutto il Paese, non solo per il terzo settore. Gli interventi dei ministri, della ministra Bonetti alle pari opportunità alla famiglia, del ministro agli esteri Di Maio, della vice ministra Sereni, ma credo anche in particolare del ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, hanno sottolineato come il terzo settore rappresenti un punto di riferimento imprescindibile per le istituzioni, per le reti sociali, per le comunità territoriali, per le amministrazioni pubbliche. E poi una sottolineatura importante per il lavoro dell'UISP e degli organismi sportivi che all'interno del forum operano come associazioni di promozione sociale e associazioni di promozioni sportive. Lo sappiamo, ne parliamo da tempo, viviamo un momento storico molto particolare, nel pieno ancora di una riforma legislativa del terzo settore che si dovrà concludere con ancora alcuni correttivi, con l'avvio del registro unico del terzo settore, ma che si dovrà concludere con un raccordo, con un'attesa armonizzazione della legislazione appunto del terzo settore con quella del sistema sportivo. E allora da qui ovviamente il passo è breve per parlare di un impegno importante che si è riassunto il ministro Orlando oggi, dando comunicazione di un tavolo importante ormai aperto con la sottosegretaria con delega allo sport Valentina Vezzali, con il Dipartimento per lo Sport, per quanto riguarda appunto l'armonizzazione delle normative, soprattutto riguardo al lavoro sportivo, ovviamente un tema molto caro alla nostra associazione, perché si parla di tutele previdenziali, assicurative, di diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. E tutto questo arriva in una fase storica ovviamente molto particolare, un'uscita che tutti auspichiamo arrivi con forza il prima possibile dall'emergenza sanitaria, dalla pandemia e quindi poi tutti i temi in prospettiva dell'impegno sul piano nazionale di ripresa e resilienza. Oggi credo che si sia vissuto, come dicevo in apertura, un momento, ecco, storico molto particolare e sono arrivati riconoscimenti molto, molto importanti. L'Assemblea nazionale del Forum del Terzo Settore è la parte pubblica, poi proseguita con l'Assemblea interna che doveva eleggere il nuovo coordinamento, i nuovi organi di garanzia, l'organo di controllo e soprattutto la portavoce, il portavoce. Un lavoro straordinario del gruppo dirigente uscente ha portato a una condivisione importante di liste uniche per tutti gli organismi. Vanessa Pallucchi è stata eletta portavoce, nuova portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore. Ovviamente a Vanessa va un grande abbraccio mio personale di tutta l'UISP, le congratulazioni per l'incarico appena assunto e soprattutto un grande in bocca al lupo per il lavoro che l'attende, così come a tutto il coordinamento e ai collegi. Questo percorso ha fatto sì che arrivi anche un nuovo impegno per il sottoscritto, per la UISP, quindi continueremo ad avere il nostro ruolo di rappresentanza, diciamo, della promozione sportiva e sociale all'interno del coordinamento con altri compagni di viaggio, quindi un impegno, una nuova responsabilità per me che ovviamente come tutte le altre condivido e condividerò con la nostra associazione. Arriviamo qua oggi con questi importanti risultati grazie al lavoro del gruppo dirigente uscente, grazie soprattutto al lavoro di chi ha guidato il forum negli ultimi anni e quindi un altro abbraccio ovviamente sentito va a Claudia Fiaschi che ha appunto guidato il forum in questi anni e non solo agli organismi ma a tutto lo staff preziosissimo del forum. Di fronte a noi abbiamo impegni giganteschi, ovviamente come sempre tutti insieme ce la metteremo tutta.